Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Un nuovo scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, ancora una volta i due professori di Amici sono contro. Un finale tremendo. Manca pochissimo al serale di Amici, oramai è terminata la fase del pomeridiano e ora la prima puntata andrà in onda sabato 23 marzo in prima serata su Canale 5. Le squadre sono formate e anche chi giudicherà è stato annunciato. In giuria ancora una volta, Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Gioffrè. Le squadre con professori e allievi sono, invece, le seguenti. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Petit, Holden, Dustin e Marisol. Lorella Cuccarini ed Emanuele O, Sara, Mida, Nicolas, Lucia, Sofia e Cumo. Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, Martina, Ligioli, Ail, Giovanni e Gaia. Ma non si placano le discussioni tra i professori di Amici, soprattutto tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. I due continuano a scontrarsi e sicuramente continueranno a farlo durante la fase del serale. Ma andiamo a vedere questa volta cosa è successo perché il finale è tremendo. Amici, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, lo scontro continua. Nelle scorse settimane Rudy Zerbi ha più volte convocato in studio Anna Pettinelli e i suoi allievi che ancora non avevano la maglia del serale. L'indecisione della Pettinelli, tra Elena e Ais, su chi portare al serale ha smosso una critica molto pesante da parte di Rudy Zerbi che ha accusato la collega di non saper cosa vuole dalla vita, come riporta Novella 2000. Tuttavia la Pettinelli non era ancora l'unica a non aver deciso e non l'ha fatto fino all'ultima puntata, come hanno fatto anche altri professori come Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro ed Emanuele O. Lo scontro tra la Pettinelli e Rudy si è fatto sempre più infuocato, ma tuttavia anche la Pettinelli ha dovuto decidere. Nel corso delle puntate Anna Pettinelli aveva proposto la maglia a Ligioli sostenendo che la cantante, che ancora non aveva avuto la maglia da Rudy Zerbi, doveva avere la precedenza in quanto per lei la meritava. Così alla fine Ligioli ha accettato la maglia dalla Pettinelli cambiando squadra e così gli allievi della Pettinelli hanno avuto una maglia in meno per loro. Tra Elena e Ais la Pettinelli ha deciso di portare al serale il primo allievo, nonostante lo scetticismo di diversi professori dopo quello che è successo circa un mese fa quando l'allievo decise di lasciare il programma. Ais, come Kia, avrà la possibilità di ripresentarsi ai casting a settembre.